Piacere, io sono Alessandro Sirtic, arrivo dalla provincia di Milano. Mio papà è originario di Fiume, è arrivato in Italia nel 65, nel secondo, forse terzo esodo degli istriani. Diciamo che ho dei ricordi molto vivi di Fiume e della nostra zona, nel senso che comunque io tutti gli anni torno, mi sento molto legato alle nostre origini. Sono andato anche ad approfondire la storia della mia famiglia, quindi diciamo, oltre il periodo post Fiume, anche quello, diciamo, del periodo appunto, dell'internamento nei campi a San Saba, piuttosto che poi a Viterbo e a Santa Maria Capua Vetere. E appunto, come dicevo, mio padre è venuto qua nel 65. E dopo un periodo di circa un paio d'anni a Trieste, considerato che mio nonno non ha voluto accettare la possibilità di essere trasferito poi prima in Nuova Zelanda e poi successivamente a Cleveland, ho iniziato un po' un peregrinaggio qui in Italia, come dicevo, Viterbo, poi Santa Maria Capua Vetere, per poi finire, diciamo, a Busto Arsizio, dove avevano fatto questo villaggio Giuliani Dalmati, che inizialmente appunto radunava lì tutti gli esuli dell'Istria da Dalmazia. Adesso mio nonno, insomma, mia nonna sono venuti a mancare un po' di anni fa, però diciamo che, ripeto, i ricordi che loro mi hanno trasmesso li mantengo vivi tornando tutti gli anni e anche, insomma, parlando con i miei parenti che sono rimasti a vivere lì, che hanno fatto una scelta diversa, non meno facile molto probabilmente, visto che comunque hanno evitato il campo profughi, però hanno poi vissuto una situazione di esuli nella propria terra, diciamo. E questa è un po' la storia, insomma, della mia famiglia. La mia partecipazione è legata chiaramente alla commemorazione della mia famiglia e un po' a quel senso di, diciamo, di rivalsa che abbiamo nella nostra storia. È come un po', insomma, la nostra generazione, anche attraverso questo piccolo grande avvenimento, riesce un po' a riscattare anni magari di sofferenza e magari di poca riconoscenza nei confronti del nostro popolo. Quindi quello che mi ha mosso arrivare fin qui è proprio questo, proprio cercare di, magari attraverso un gioco che a me diverte, che mi ha sempre appassionato, riscattare anni dolorosi dalla mia famiglia, insomma, è emozionante. Purtroppo la storia degli istriani, diciamo che è legata alla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale dell'Italia, quindi l'Italia, volendo nascondere un po' questa dura realtà, ha sempre negato poi quelli che sono i diritti e purtroppo le sofferenze che la nostra popolazione ha subito. E non nascondo che anche in me, considerato quello che ho vissuto nella mia famiglia, un sentimento un po' contrastante, nel senso che è difficile sentirsi italiano al 100%, considerato quello che ha passato mio padre, mio nonno, i miei zii, insomma, era molto molto dura. Comunque si prova sempre, un insegnamento che mi ha dato mio padre è quello di comunque riuscire a dare una seconda opportunità alle persone, nonostante che magari alla prima ti abbiano girato la faccia, ecco. È sicuramente un mio obiettivo e non mancherò anche di far sempre tornare nelle nostre terre anche i miei futuri figli, spero di averne un giorno, perché credo che comunque nel nostro sangue scorrerà sempre, nelle nostre vene scorrerà sempre sangue istriano e comunque giuliano in generale, ecco. Io sono Andrea Krismanic, sono di Mestre, Venezia, e sono originario di Fiume perché mio papà è nato nel 1937 a Fiume. Purtroppo non ho mai conosciuto i miei nonni perché sono morti giovani con la guerra e quindi le cose che ho sentito, i racconti sono venuti tutti da mio padre, insomma, che fino al 1946 sono rimasti lì e poi sono venuti a abitare qui a Marghera e poi a Mestre. E ho saputo tramite mio papà che legge giornali tipo La Voce di Fiume e tramite Facebook, social network, insomma, che ci sarebbe stato questo triangolare. Mi sono candidato, per fortuna sono qui. Abbiamo formato già un bel gruppo con i ragazzi, perché probabilmente anche grazie a Mr. Vatta, Mr. Kregar, che sono due bellissime persone, ci siamo molto legati e sono felice, insomma, di essere qui con loro. E poi, indipendentemente da quanto giocherò e come finirà, è già una bellissima esperienza, una bellissima cosa, soprattutto per mio padre e per la mia famiglia, insomma.
racconterò che mi sono sentito orgoglioso perché insomma, fine tempi della scuola, insomma, un cognome come il mio ai miei tempi, insomma, io ho 35 anni comunque. Di cognomi così non ce n'erano tantissimi e comunque venivano visti in un certo modo, in cui mi sono sentito orgoglioso, comunque sono sempre stato orgoglioso delle mie origini e quindi sono felice, infatti gli ho raccontato di quello che avrei fatto, dove sarei andato e vedo che c'è stato entusiasmo e non vedono l'ora di vedere qualcosa, qualche foto, insomma, o qualche immagine da Rai Sport o chi ci sarà, insomma, ecco, all'evento. Mi chiamo Davide Segnan, ho 37 anni, vengo da Bologna, sono originario da parte della mia famiglia di Fiume, quindi la storia di una famiglia che ha visto mio padre lasciare la sua terra piccolissimo, con dei nonni che hanno mantenuto vive le tradizioni, per cui sono cresciuto con un po' questo dialetto improprio dire veneto, con questo dialetto istriano, che ho imparato a conoscere, anche se poi la mia vita è tutta quanta a Bologna, quindi ho le tradizioni bolognesi con un'eredità istriana, fiumana in particolare, da mantenere. Sono qui con gioia questa manifestazione perché non me l'aspettavo proprio. Non sono un calciatore, ho giocato 20 anni a pallavolo, quindi il calcio per me era il calcetto con amici come passatempo. Però sono contento di dare il mio contributo a una giornata che credo che sia indimenticabile, anzi una 3 giorni che è indimenticabile, perché penso che sia una delle primissime occasioni in cui sono i giovani a ricordare qualcosa del passato. Non sono dei soloni che mettono parole su un qualcosa che è scritto solo sui libri, sono dei giovani che raccontano qualcosa che sui libri molto spesso non è scritto, quindi penso che sia una delle poche occasioni in cui a tutti quanti rimarrà nella vita, proprio dentro questa 2 giorni, questa manifestazione, per l'incontro che c'è stato con tante persone che non si conoscevano fino all'altro ieri, da cui sicuramente si ripartirà dopo questi 3 giorni con delle amicizie, con dei legami, con dei contatti o comunque con un ricordo che rimarrà dentro per tutta la vita. Speranze di questa giornata che sia la prima, quindi che non sia una cosa fine a se stessa, che non sia una manifestazione che non ha un seguito, ma che sia la prima, non per forza uguale a tutte le altre, che in futuro ci siano altre occasioni, sempre in cui lo sport possa essere l'elemento trainante, l'occasione di ritrovarsi scherzando, giocando, con un obiettivo che comunque è quello di lottare per qualcosa, come tanti anni fa qualcuno ha lottato per la propria sopravvivenza, per una bandiera fondamentalmente, da mantenere viva e che oggi noi stiamo riportando un po' alla luce dopo che per tanti anni è stata nascosta. Luca Ferrante. Raccontaci un po' da dove vieni, la tua famiglia, perché sei qua? Beh, io vivo a Sperlonga, in provincia di Latina. Sono originario di... mia nonna è originaria di Abbazia. E dopo, quando è diventata esule, si è trasferita in provincia di Venezia, Jesolo Lido, dove è nata mia madre. Mia madre poi si è trasferita qui nel Lazio. Sono molto orgoglioso di avere mia nonna come esule dalmata, perché mi ha raccontato tutta la storia, tutto quello che hanno passato alla fine della guerra, è una cosa molto toccante. Ed è per questo motivo che oggi sono venuto a fare questo triangolare. Sarà una bella occasione per ricordare tutto quello che è successo, tutto quello che hanno passato loro, e speriamo che la nostra squadra, la fiumana, vinca. Ci tengo molto perché mi riempie d'orgoglio essere qua per mia nonna. Tua nonna è ancora viva? Ciao. Sì, ancora viva. Quindi 90 anni, un fiorellino. Quindi ci sarà domani la sala? Purtroppo no, perché ha avuto un piccolo infortunio, però se ci sarà qualche immagine in televisione la guarderà volentieri. Certo, per forza. Certo. Comunque la speranza? Dimmi qual è la speranza di questa, di tutto questo evento? Di tutto che continui tutte queste belle manifestazioni che vengono fatte per gli esuli della Seconda Guerra Mondiale, riempiono di gioia e d'orgoglio. Tu sei mai stato dalle parti tue? Dalle parti di mia nonna no, non ancora, a ben presto, appena potrò andrò. Quanto ci vediamo? Certo, con lei volentieri.